uscire. No! Ciao, mi chiamo Filippo e io balbetto. Ciao. Il mio grande sogno era di fare la velina. Io ho cominciato a fare teatro per caso. Cucire è una cosa bellissima. Quando vedi la persona che ami, che indossa la giacca o la camicia o i pantaloni che tu hai cucito, è come se indossasse il tempo che tu hai dedicato per lei. Quindi fallendo come stilista, fallendo come pattinista, come sciampista, quindi fallito, eccetera, prendono me. Non lo so, Balbetto. Questo non è un problema da poco. Insomma, arrivare a un provino, ciao, col chi è lei? Vabbè, fuori. Ha suonato? Bene, te lo dico. Il mio nome è Carlo Signore. Che Dio abbia pietà della sua anima. Uno c'ha un carattere, una struttura, una... Sì, è che con la natura, signor dottore, è un'altra cosa, vedi? Tremi. Però sei calda. Scoprì che potevi essere qualcos'altro da te. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. Identificazione con mamma è totale, è l'eroina, è la donna amata. Mamma! Esco un attimo! E tu non ti rendi conto, ma sei veramente fuori. Io sono un amico di tuo papà Simone. Andiamo. Tu sei scappato. Una volta i tramonti duravano un'ora, adesso durano solo 5 minuti. Se qualche cosa accade in televisione, hanno tutto il diritto di esserne affascinati. Filippo Timi è un attore di teatro, che insieme a Albinati, Edoardo Albinati, ha scritto un romanzo, questo qua. Dal titolo già promettente, perché dice tutto al più muoio. Oh, ma se tu guardessi il cuore, qualcuno ha cercato di stampe sopravvitto e guardarmi dentro. Un cuore nudo, svergognato, è sempre più bello di qualsiasi violenza. Dritto freddo. Eccomi, cammino bene. Con il petto di bestemmia, 22 anni, quando canta il gallo, maglia il libabo. Era il costume di Napoleone, impazzisco, inizia a piangere, mamma, ti prego, io voglio il costume di Napoleone, mamma, il costume, mamma, io sono Napoleone, ti prego. Io ero impazzito per Osanna nell'Alto dei Cieli, perché sembrava un canto western, da cantare a cavallo, col lazzo galoppando in prateria. Osannaia, Osannaia, Osanna nell'Alto dei Cieli. Era bello andare al gruppo parrocchiale, bello, sì. Fino a che la mia classe non viene scelta per leggere alla messa di Pasqua. Non ce la faccio, Balbetto, ma non deve aver paura, avanti, siamo in chiesa. Te la studi bene, a memoria, e vedrai che tutto andrà liscio. Mi è fermata l'aura latina, ah ah, corre fare un po' di benzina, se ti frulla qualche volta lì dentro. Wild boys, never lose it. Wild boys, never chose this way. Wild boys.
Oggi esce il tuo nuovo libro e lasciamole cadere queste stelle che io ho letto e ho scoperto che volevi essere Leonardo DiCaprio. Eh sì. Perché? Volevo... No, è straordinario perché appunto nel film dopo 7 giorni lui che si è innamorato è pronto a morire per la sua Rose Dawson, no? Quella scena, na 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 na. Io da ragazzino cicciottello eccetera preso in giro, la maestra ebbe quest'idea di tutta questa esuberanza che non sapevo dove ficcarla, mi fece fare appunto Filipput e la musica, storia di bambini primitivi che scoprono la musica. Non mi piacciono i morti ammazzati. Sono innamorato di te. Adesso nulla sarà più come prima. Ho paura. Vogliono uccidermi. La polizia. I miei compagni. Signore? Le cose che ci diciamo non le devi dire a nessuno! Ti credo solo... se mi batte. Tu! Tu hai la scoditore del mondo! Spionalo! Un colpo al suolo! Questa compatta sfera del globo, rompi gli stampi di natura, disperdi tutti e tutti insieme, i germi, onde si genera, mostro di gratitudine, l'uomo! Se volete essere sex symbol, comprate Belgi per diventare famoso. C'è il primo capitolo poi che parla del provino che ho fatto con Salvatores. Che casualmente me l'hanno spostato lo stesso giorno in cui avevo il provino per Marco Bellocchio, per il film dove poi ho fatto Mussolini. E io, vabbè, ecco, se va detto ora nel raccontarlo, quel giorno che ho preso il treno ero un flipper. Cioè, totalmente in tilt. L'attore del momento, l'hanno candidato ieri a ben 2 nastri d'argento. Filippo Timi! Filippo Timi! Filippo Timi! Filippo Timi! Filippo Timi, sì o no? Oppure, sì, perché no? Perché? Oppure, boh, scegliete. 10 dita per giocare al buio, 10 dita per farti sognare, 10 dita per... pregarti di tornare. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 2, 3, 4, 5. Totali. Ten. Totali. Ten. Boom! Boom, 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 boom! Viva il socialismo! Viva il socialismo! Vittorio Emanuele, figlio di un assassino! Viva i parassiti! Con le budella dell'ultimo papa, noi strangoleremo l'ultimo re! Non li non ridite se pronuncio il suo nome. La rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette. E quando sarà che la grande campana suonerà a martello? È certo che tutto il popolo italiano risponderà all'affronto! E se questo sarà, io sarò alla vostra testa! Togliè! La scelta su Filippo Timi per Mussolini direi che non è stata difficile. Nel fare il provino proprio ha dimostrato quella prepotenza, quella esagerazione, quella aggressività, quella convinzione delle proprie idee che credo fosse proprio del personaggio e forse anche un po' di Mussolini stesso. E adesso qui ci vorrebbe una tiratona che non mi viene in mente ma che a un certo punto mi verrà, perché quando mi deve venire in mente a un certo punto mi verrà, e se non mi viene in mente a un certo punto mi verrà, perché verrà, 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 perché la storia passa davanti alla porta di un uomo, ogni uomo passa davanti alla porta di ogni uomo. Le 23:23, un'ora doppia. È come quando cade una stella, no?
bisogna esprimere i desideri. E poi? E poi niente. Si chiama fucile. L'ho modificato io. Spara i suoni. Fucile. Senti, ma a te ti piace parlare nel dialetto del tuo paese? Madonna, tantissimo, perché non balbetto. Quando parlo in dialetto perugino balbetto molto di meno. Il dialetto perugino è fatto apposta. Sarà un po' lem un tolcalae, ma non è una cantilena che ti scosta. Scusate, che va fila stutobus, gli dice da lutista la vecchina. E quello serio come niente fosse, no, occa bella, questo va benzina. Ecco come diventa il cuore. Un cane senza coda, un gatto senza i baffi, un dio senza misericordia e un uomo senza la sua donna. E io, non te credi, bella, son frego de crosta dura. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Ho una reverenzialità totale, proprio totale per Demetrio Stratos. Carmelo Bene, vabbè, è per me l'unico attore teatrale che io ammetto. Sono un provocatore. Essere questo è un problema. L'essere non serve all'essere, e l'essere non serve a me. Gamberi sempre più gamberi, concerti belli sempre quei giorni. L'essere non serve all'essere in questa guerra senza ragione. Non è commiserazione. La dolcezza non ti salva dal dolore, ma te lo rende caro come un figlio cattivo. È amara certe volte la dolcezza. Indipendenza, precarietà, uscita d'emergenza psicologica, mai perdere radici. Mi ha dato nervoso quello che hai appena detto. Lo volete capire? Dio santo, è finito! Abbiamo le ore contate! Noi dobbiamo fare qualcosa! Noi dobbiamo... dobbiamo raccontare lo schifo, la merda dobbiamo raccontare! Non sono aggressiva, lo sai. E non c'è niente che tu non possa dirmi. I nostri patti, ricordi? Nessun rimprovero, nessuna colpa. Allora? Hai detto che dovevi parlarmi. Sembrava una cosa urgente. La vita è fatta di piccole solitudini. Sarà capitato anche a voi di avere la Lega nel cuore, sentir che c'è tanta Pontida. Viva Crotone, viva Crotone, 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 Crotone. Dammi una. Ah!
non se l'aspetta. Perché bisogna sprecare energie e tempo per i pregiudizi e non godersi e non cercare invece di essere se stessi, no? Appunto, io ci provo e mi accorgo che alcune volte sono anche accettato e alcune volte anche apprezzato, qualche volta anche amato. Quindi è possibile, è faticoso, però basta aver paura, insomma. Prima ancora di alzare, di quelle lacrime quasi insincere, avesse finito di alzare gli occhi gonfi, mia madre si è sposata. E